insomma anche abbastanza consistente. Presidente Giordani, non ce l'abbiamo fatta per un pelo quest'anno, però 4.800 erotti è sempre un bel risultato a fine agosto per non solo Sport Race. È un ottimo risultato, qua va ringraziato la città di Padova perché è veramente sensibile a queste cose. Noi speriamo il prossimo anno di ripetere, ripetiamo senz'altro, però di abbattere il muro di 5.000, è un obiettivo e siamo convinti che riusciremo a farlo. Molti sponsor, il pubblico e il privato che si sono uniti insieme. Padova ha un cuore che va oltre alcune divisioni che a volte appaiono. Padova è una città molto solidale. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere Aneste 2, Anton Venet e Despar che ci dà una grossa mano. Noi stessi è uno sforzo organizzativo e economico abbastanza importante per una società come noi. Però devo dire che ne vale la pena perché aver consegnato i 42.000 euro rotti alla città della Speranza e contribuire penso che sia un po' il dovere di ogni società per far sì di dare una mano in termini di solidarietà. Dottoressa Pochesato, sempre di corsa per la città della Speranza con poi un nuovo traguardo, quello del 16 dicembre. Sì, il 16 dicembre inauguriamo l'Istituto Ricerca Pediatrico, Città della Speranza, e qui stiamo costruendo proprio questa torre, la più importante d'Europa, dove lavoreranno 350 ricercatori per studiare tutte le patologie riguardanti l'infanzia, quindi non più solo leucemie e tumori, ma una copertura per tutto quello che riguarda l'infanzia. E l'investimento è un investimento importante, 25 milioni di euro, e buona parte raccolti, altri li stiamo raccogliendo, ma importante poi è proprio sostenere la ricerca, perché il futuro di tutti è proprio la ricerca, quindi il prossimo passo è potenziare la raccolta fondi finita la torre per sostenere questi ricercatori. Ricordiamo come si può sostenere la Città della Speranza. Beh, ci sono iniziative molteplici nel territorio, quindi si può aderire a qualche iniziativa, si può entrare nel sito www.cittadellasperanza.org, quindi trovare i conti correnti postali, fare versamenti presso la banca, oppure direttamente informarsi in azienda ospedaliera a Padova o in segreteria per vedere cosa si può fare. C'è chi dedica la bomboniera, c'è chi per il matrimonio, chi dedica sempre una piccola parte della propria vita per sostenere queste raccolte. Mario Bozzani, voi siete un'azienda di corsa perché vi siete impegnati con il Corri per Padova, adesso con il Non Solo Sport Race, d'altronde lavorando nell'informatica. Rispondo con una battuta, l'azienda sì, di corsa io un po' meno perché basta guardarmi che condizioni sono, no? A parte questo, la mia azienda è ben attenta all'aspetto sociale e cerca di essere sempre presente e si augura di poterlo essere anche in futuro sempre presente per questo tipo di eventi che oltre a muovere un sacco di gente danno la possibilità di dare un po' di soldi a chi ne ha veramente bisogno, tipo la Città della Speranza. Quindi far del bene a fondazioni come la Città della Speranza fa del bene poi anche alle aziende? Sicuramente sì, per noi vuol dire farci la pubblicità nel sociale e quale miglior modo c'è di spendere i propri soldi che poi vadano in aiuto a chi ne ha veramente bisogno e a chi porta sicuramente dei vantaggi per le parti più deboli, cioè i bambini. Frozenato, abbiamo sentito Sergio Giordani lamentarsi perché non si sono raggiunti i 5.000 corridori a fine agosto a Padova. Sono proprio incontentabili questi padovani anche quando fanno beneficenza. No, l'iniziativa è bellissima e hanno messo insieme davvero tanta gente. Sarebbe stato bello raggiungere i 5.000 e si raggiungeranno ed è un obiettivo che abbiamo per l'anno prossimo. Comunque questo fatto di mettere insieme attività imprenditoriale, sport e solidarietà è una miscela che caratterizza la nostra città e siamo molto orgogliosi di vedere che tutte le iniziative, ne abbiamo fatte tante, che hanno questa caratteristica raggiungono l'obiettivo. L'appuntamento il 16 dicembre con l'inaugurazione della Torre della Ricerca. Ecco, i 42.000 euro raccolti con questo evento vanno appunto alla Torre della Ricerca. Di che si tratta? Si tratta di una struttura dove si svilupperà la ricerca nell'ambito delle malattie dei bambini, in particolare del tumore del sangue dei bambini, ma di tutte le altre malattie che colpiscono i bambini e dove verranno impiegate centinaia di ricercatori usciti dalla nostra e da altre università. Il 16 finalmente la torre viene aperta e inizia
si svilupperà nel tempo la sua attività di ricerca. È una, anche questa cosa bellissima che arriva dalla città della Spagna.